Buongiorno amici, buongiorno a tutti. Allora, sono nel mio nuovo ufficio qui al gruppo della Lega alla Camera e insomma volevo parlarvi della questione di giornata. Chiaramente io sto con Salvini, è l'hashtag che dobbiamo, vogliamo, intendiamo condividere tutti assieme in queste ore. Mi raccomando, parliamone assieme magari, perché è una cosa che mi interessa sapere cosa pensate di quello che sta succedendo in Senato in queste ore. Come sapete, la polemica riguarda la possibile decisione del Senato, probabile, di mandare a giudizio Matteo Salvini. Sì, la sua colpa, cari miei, sarebbe quella di aver fatto, questa è la ragione politica che sta dietro alla scelta che i colleghi, aspetta che metto anche i messaggini, almeno vedo che cosa mi scrivete, perché io voglio parlare con voi, altrimenti, ragazzi, altrimenti non mi piace. Vediamo se ci riesco. Allora, dicevo, la ragione politica che questi qua adducono da Renzi, Zingaretti and company è che ci sarebbero delle motivazioni personali nell'aver bloccato i porti, impedito ad alcune navi di entrare non solo nelle acque italiane, perché quello non era, ma di entrare e sbarcare nei porti italiani gli adulti, perché i minori, i presunti minori, perché del gruppo di minori che fu sbarcato negli anni scorsi, addirittura 9 risultarono maggiorenni. Vabbè, ma comunque lasciamo perdere, questo è tutto un di cui. La ragione per la quale politicamente i vari partiti stanno andando contro Salvini è che lui avrebbe avuto da ministro dell'interno delle motivazioni personali per fare questa scelta, questa scelta, e quindi bloccare le navi. Ne volevo parlare con voi perché, come sapete, in questi giorni io sono andato, Matteo è andato a Lampedusa settimana scorsa, io lo stesso giorno ero a Porto Empedocle e ho filmato alcune delle ONG, la Ocean Viking da un lato e dall'altra parte la Sea-Watch. Queste navi sono sequestrate, non da Salvini, non da Morelli, non dalla Lamorgese, non dal PD, dalla Lega, da Forza Italia, da chiunque, dal Movimento 5 Stelle o da Di Maio. No, sono state sequestrate dalla Guardia Costiera Italiana, ok? La Guardia Costiera Italiana applica le norme, non è che le norme le applica perché oggi c'è un governo e domani ce n'è un altro, perché quelle norme sono norme internazionali. Allora, quella più importante chiaramente è quella del salvataggio delle persone, e ci mancherebbe, e la Guardia Costiera Italiana, il suo comandante, l'ammiraglio Pettorino, ha dato come mantra quello di salvare le persone, e certo, ci mancherebbe, e chiaramente ha fatto bene. Tutte le altre però, ci sono le altre regole internazionali che questi signori, secondo la Guardia Costiera Italiana, non hanno rispettato. Addirittura la Ocean Viking, 27 prescrizioni ha ricevuto dalla Guardia Costiera Italiana, di cui 20, una ventina gravi, la Sea-Watch 24, ok? Peraltro la Sea-Watch è sequestrata dal 6 di luglio e a quanto pare, fino alla settimana scorsa, nessuno era andato a citofonare per dire ridatecela. Ma torniamo al caso politico, perché di questo volevo parlarvi e volevo parlare con voi per sapere che cosa ne pensate, perché in questa fase, come vi dicevo, siamo molto 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 interessati a sapere qual è anche la vostra visione. Perché Matteo è sotto attacco, questo è abbastanza evidente, l'attacco della magistratura. Oggi volevo commentare con voi persino le parole di un altro Matteo Renzi, che nell'aula del Senato è riuscito veramente a fare tutto il giro, no? Ha fatto il giro dell'oca per tornare al via. E io ve lo voglio descrivere. Allora, vediamo che cosa è successo, perché siamo veramente all'assurdo, un assurdo per il quale molti di voi, lo so, molti la pensano come me, altri la pensano meno come me, e infatti io vi invito a condividere questo video
non sulle pagine degli amici, di chi la pensa come, insomma, come noi, ma sulle pagine di chi non la pensa come noi, perché io voglio parlare proprio con loro, voglio parlare proprio a loro. Perché allora tutto si può dire di Matteo Salvini, tranne che è simpatico, bello, antipatico o brutto, questo ci interessa poco, ma tutto si può dire tranne che lui non abbia fatto quello che ha detto. Certo, è un po' sconcertante, lo capisco, per alcuni che non sono abituati a vedere dei politici che fanno quello che dicono, fanno delle promesse in campagna elettorale e poi non le mantengono. Salvini in campagna elettorale per le elezioni del 2018, 4 marzo, aveva detto esattamente quello che avrebbe fatto nel caso in cui fosse andato al governo. Matteo Salvini va al governo con la Lega e fa quello che aveva promesso, cioè il tema della flat tax, della quota 100 come primo step per insomma smontare a pezzi la riforma Fornero, eccetera eccetera, per poi arrivare ad altre cose. Ma sul tema dell'immigrazione aveva detto: io interromperò, chiuderò il rubinetto, non possono più arrivare i clandestini, e quindi ha chiuso i porti, quindi ha fatto quello che aveva detto in campagna elettorale. Gli elettori, gli italiani lo hanno premiato, la Lega partiva da una percentuale importante per la Lega, ma diciamo bassa, e invece è arrivata a oltre il 17% in quell'occasione. La verifica che c'è stata in seguito da parte degli italiani del lavoro di Salvini è avvenuta con le europee, perché c'è stato un anno di percorso governativo nel quale la Lega ha fatto quello che vi ho detto. Vi ho detto solo alcune cose delle tante che abbiamo fatto logicamente, ma diciamo quelle che hanno avuto il maggior risalto dal punto di vista mediatico e comunicativo sono sicuramente questi: il tema dell'immigrazione, flat tax e quota 100, oltre a tutto il resto. E gli elettori della Lega sono raddoppiati, cioè non capita spesso che un partito ha il governo, quindi che deve dire, può dire tanti sì, ma sicuramente deve dire anche tanti no, riesca a raddoppiare 17 cavolo per cento a 34, raddoppiati i voti, proprio perché abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto quello che gli italiani al primo step, il 17%, ci avevano chiesto, lo abbiamo fatto. Incredibilmente anche gli altri hanno detto: caspita, ma guarda, c'è uno che mantiene la parola, e ci hanno votato ancora di più, 34%. Dunque questo si deve dire, perché questa è la realtà oggettiva. Salvini aveva detto che avrebbe chiuso i porti. Una dei temi che vengono rilanciati è: ma attenzione, perché non è che se tu vai al governo diventi una persona, il tuo ruolo ti può permettere di essere sopra le leggi, perché le questioni che vengono contestate a Salvini sono addirittura di sequestro di persone, eccetera eccetera, per reati che possono arrivare fino a 15 anni di pena, 15 anni di pena al ministro dell'interno che chiude i porti e difende le frontiere. Tu pensa a che punto siamo in questo paese stravagante. Allora, vi dicevo, uno dei temi è che ha una logica: chi va al governo non può essere sopra le leggi. Chi l'ha mai detto? Vero, assolutamente vero. Ma infatti Salvini che cosa ha fatto? Da ministro dell'interno ha dichiarato che per questioni di ordine pubblico, per un semplice ragionamento di difesa e tutela dei confini nazionali, da ministro dell'interno voleva impedire lo sbarco di persone che erano riconosciute come clandestine. Perché qualcuno può dire: ma cavolo, ma questi qua sbarcano, poi appena sbarcano c'è qualcuno che gli dà un foglietto e questi chiedono di accedere all'iter di rifugiato. Bene, allora vi faccio l'esempio di questi giorni. A parte le differenze di sbarchi che insomma sono state pubblicate, strapubblicate, ma io vi ricordo, siamo a 3.000 sbarchi l'anno scorso con Matteo Salvini, siamo a oltre 13.000 quest'anno, quindi in un solo anno hanno già rovinato tutto quello che Salvini era riuscito faticosamente a fare, rischiando, come vi sto dimostrando, anche del suo. Ma torniamo a bomba. Salvini è riuscito, applicando le norme, a limitare gli sbarchi. Uno, limitare gli sbarchi. Due,
dando, anzi continuando il percorso che era stato iniziato persino prima, si è data manforte alla Guardia Costiera Libica, che è l'unica che può intervenire nelle acque, logicamente si chiamano SAR, quelle dove appunto ci deve essere la responsabilità di una Guardia Costiera per quanto riguarda ricerca e soccorso. Queste acque vengono pattugliate dalla Guardia Costiera Libica, che prima era, diciamo, in via embrionale già con Minniti, e poi è diventata una realtà. Addirittura durante il nostro governo furono consegnate delle motovedette alla Guardia Costiera Libica, proprio per incentivare l'intervento e il lavoro della Guardia Costiera Libica, perché questi andassero a prendere e a salvare le persone che erano partite prima che queste arrivassero al centro del Mediterraneo, verso Malta o verso l'Italia, o verso le ONG. Scusate, perché questo era un pericolosissimo lapsus. Sì, perché come sapete, vi ho dimostrato con i miei video che queste ONG, una volta partite dall'Italia, diciamo dall'Europa, arrivano di fronte alle coste libiche e cominciano a fare la spola, avanti e indietro, avanti e indietro. E questa è una delle ragioni per le quali la Guardia Costiera Italiana ha, diciamo, puntualizzato la posizione non regolare di queste ONG. Perché le ONG, come qualunque nave, hanno il dovere di salvare le persone una volta che le guardie costiere competenti indicano dove andare a salvare. Quindi a passo mercantile, una petroliera, un ONG, uno yacht, la barca dei pescatori. Bene, se c'è una situazione di pericolo, qualunque guardia costiera dice al mercantile: fermo lì, fermo rispetto alla tua navigazione, ovunque tu stia andando, vai a recuperare quelle persone in difficoltà sul veliero, sul gommone, su qualunque cosa. Cosa buona e giusta. Ma quello capita una volta, non è che la petroliera ogni 2 giorni si ritrova davanti il gommone che sta affondando, a meno che non siano lì però per cercarli, no? E allora a quel punto diventa una cosa diversa. Non sei più petroliera, ma sei una nave che sta cercando di fare ricerca e soccorso. Allora ci sono altre prescrizioni. Non puoi trasportare il petrolio, dovrai avere delle prescrizioni che normate dalle leggi internazionali, che appunto ti definiscono all'interno di questo insieme, di quelle navi che sono fatte per la ricerca e il soccorso. Le ONG, soprattutto quelle sequestrate, tra le altre cose, hanno anche questa colpa. Il fatto di non essere navi adeguate alla ricerca e soccorso, ma che di fatto praticano questa operazione, come vi dicevo, vi ho dimostrato un sacchissimo di volte anche nei miei video. E allora, dicevamo, torniamo al perché, dal punto di vista politico, c'è questa iniziativa da parte della maggioranza della sinistra contro Matteo Salvini. È chiaro che è tutta una mossa politica, no? Parte della magistratura gli sta andando addosso. Persino Matteo Renzi ha detto oggi in aula, dichiarando la sua contrarietà, anzi dichiarando che è favorevole, scusate, alla volontà di continuare, di mandare Matteo Salvini a processo, dice: i magistrati si sono comportati in una maniera scandalosa, è uno scandalo come si sono comportati nei confronti della Lega e di Salvini. Perché, come sapete, dalle chat del signor Palamara risulta che altri magistrati gli abbiano detto: ma scusa, ma cavolo, ma Salvini ha ragione, Salvini ha ragione. Quindi nel loro circolo di magistrati di sinistra se la raccontavano e suonavano e dicevano: guardate che Salvini ha ragione. Ma Palamara rispondeva a questi qua dicendo loro: beh, avrà anche ragione, però intanto Salvini dobbiamo continuare a perseguirlo. E allora, così ha fatto la magistratura, parte della magistratura, così sta facendo parte della politica. Il problema qual è? Che ancora una volta questa politica dimostra di essere lontana anni luce dalla realtà, perché
Perché la realtà, gli italiani ce n'hanno le balle piene di quello che stiamo vedendo in questi giorni, di come stiamo vedendo l'aumento esponenziale degli sbarchi, del fatto che queste persone non sono, e fortunatamente non è partita ancora questa retorica, questa fiction, questa enorme bugia della gente che scappa dalle guerre, dalla fame, dalla carestia, dalle epidemie, anche perché la pandemia è mondiale, purtroppo il coronavirus ce l'abbiamo avuto anche noi, qualcosa ci abbiamo ancora. Ma adesso ce lo stiamo pure importando. Oggi è notizia di oggi che il sindaco di Treviso, purtroppo, si è ritrovato con un vero e proprio focolaio, oltre 100 persone immigrati, Covid positivi. Quindi noi abbiamo fatto di tutto per salvaguardare con il buon senso, ascoltando i medici, essendo supinamente schiavi dei DPCM di Conte e di questo sistema che ha voluto chiuderci in casa, impedendoci addirittura di andare al bar con tua moglie o con tuo marito, con i tuoi figli. Ma cazzo, vivi assieme e non puoi neanche andarci in macchina assieme. Ma c'è stato il caso, ve lo ricorderete, il caso che è stato veramente, quello è il top. Purtroppo, della signora che portava la sua bimba a fare un esame, un importante esame oncologico, che è stata multata perché erano in macchina assieme. Cioè, ma qua siamo proprio alla follia, chiaramente. Alla signora non solo un grande abbraccio, tanti auguri, ma siamo prontissimi a procedere al ricorso contro quella multa. Detto questo, abbiamo subito tutto questo. Io sono qua con, guarda, una, due mascherine, manco una. Due mascherine e noi ci siamo stati con le mascherine, siamo ancora con le mascherine in giro, se siamo in luoghi con tanta gente e c'è il rischio di assembramento, e poi ci fanno arrivare migliaia e migliaia di persone, tra cui potenzialmente Covid positive, tra cui alcune sicuramente Covid positive. Ma di che parliamo? Nei video che sto facendo in questi giorni trovate anche alcuni casi emblematici, cioè quello ve lo racconto perché quando l'ho detto in casa mi hanno detto: ma questa è una barzelletta, e in effetti pareva proprio una roba simile. Il caso di Villa Sicania, vicino a Porto Empedocle, un ex resort che serviva per il turismo, zona bellissima, fantastico. Andate in Sicilia a fare le vacanze se avete questa opportunità, perché la Sicilia è terra stupenda. Io l'ho visitata pochissimo perché nei video che vedete sono stato un paio di giorni e ho lavorato, però ho visto quello che c'era in giro e vi assicuro che è stato assolutamente bello. Villa Sicania, vi stavo dicendo. Ah, allora, 15 più o meno, 15 agenti fra polizia, carabinieri, guardia di finanza, eccetera, eccetera, in giro per la villa, per questa ex resort. Grande spazio aperto, piscina vuota perché una volta era chiaramente ospitava dei turisti, ampio spazio open space, diciamo, dove probabilmente tanto tempo fa si facevano i pranzi, le cene, eccetera, eccetera. Dall'altra parte un corridoio, dall'altra parte tutte le stanze. Vai dentro, vedi, situazione è visibilmente tranquilla. È chiaro che arriva il parlamentare della Lega, cosa pensi, che ci siano lì? No, questo è chiaro. Solo questa notte ne sono scappati non so quante decine, proprio da quella villa lì, dove sono andato io settimana scorsa, e domani, questi giorni, vedrete il video che vi riporta quello che vi sto dicendo. Perché quando ve lo dico, qualcuno riderà, ma siccome non c'è poco da ridere, qualcuno anche avrà un problema di bile. Guardate i video e vedete tutto, ve lo faccio vedere. Allora, nella zona dove ci sono queste stanze, uno non se ne accorge da dentro, ma una volta che esci ti rendi conto che all'esterno, al lato di questa villa, c'è una strada che passa. Vai sulla strada e ti trovi 5, perché io nel video dirò 3, perché ne avevo visti solo 3. In realtà sono 5 militari, 5 militari che sono fermi immobili, i piantoni. Davanti vicino sul bordo della strada, dall'altra parte rispetto alla villa. Sapete perché? Perché questi piantoni, questi militari giovani, sono fermi immobili tutto il giorno dandosi i cambi. Quindi figuratevi quanto stiamo pagando. A parte il lavoro di questi poveri ragazzi, perché uno entra nell'esercito italiano, non penso per guardare delle finestre. Perché le finestre di questa villa non sono le finestre al primo, secondo, terzo piano, che tu dici, vabbè,
diciamo che piuttosto complesso, è vero, uno basta che annodi due lenzuola e scende. No, sono a questa altezza. Cioè, lì basta che uno si alza, tira fuori la gamba ed è fuori. È libero, libero. E allora cosa fanno i geni della gestione dell'immigrazione? Davanti alla finestra ci mettono il militare. Quindi noi cazzoni stiamo pagando dei militari che sono a 38 gradi sotto il sole, fermi immobili davanti alla finestra. Peraltro loro hanno come settore, gergo militare, due finestre, quindi c'è un militare ogni due finestre che in questo momento, mentre noi stiamo parlando, io sono in ufficio alla camera, voi siete a casa, al lavoro, in ufficio, siete a fare quello che dovete fare, questi ragazzi stanno lavorando, stanno davanti alla finestra, fermi, immobili, piantone, il piantone davanti alla finestra. Tu pensa quando questi lo racconteranno ai loro nipoti: nonno, tu sei stato un militare, raccontami qualcosa della tua vita avventurosa. Sai com'è la mia vita avventurosa? Sai, è partita facendo la ronda davanti alla finestra. Ma nonno, ma non eri fermo? Sì, era pure fermo. No, ma ragazzi, ma di che parliamo? Allora, io quando lo racconti, appunto, quando l'ho raccontato in famiglia, un po' mi vergognavo, perché pensavo che gli interlocutori pensassero a loro volta che li stavo prendendo in giro. Ragazzi, è la realtà, la realtà. Nessuno ha mai pensato a mettere almeno delle grate a quelle finestre. Grate, semplici grate. Cioè, basta mettere qualcosa che impedisca l'uscita, almeno quelle della prima fascia, del primo piano. Quelle altre, saranno a 2,5 metri, che stiamo dicendo. Però almeno, se dici, cioè, è al primo piano. No, a quella e questa altezza non ci sono le grate. Io sono passato lì davanti, c'era un signore all'interno, uno degli immigrati, con i piedi fuori, appoggiato così, con i piedi fuori, hai capito? E qua, e lì c'era il militare che gli guardava i piedi. No, ma di che parliamo? Ma questo è il modello, questo è il modello, e questo è il business dell'immigrazione. Questo è il business dell'immigrazione, né più né meno. Quello che Salvini ha avuto la colpa, secondo questi magistrati, secondo il Partito Democratico, Renzi, Leo e i 5 Stelle, ha avuto la colpa di voler interrompere questo business. Peraltro, questo business oggi è non solo è grave dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale, perché comunque sia questi personaggi chiaramente spesso fuggono, oppure gli viene data, come a questi, e poi vi spiegherò anche il perché, l'espulsione. Ma l'espulsione è fatta così, quando foglio bianco: caro Abdul Karim, vabbè, Karim, sei pregato, anzi no, perché mi sa che è coatta, quindi devi, non sei pregato, devi abbandonare il territorio nazionale. Entro, perché è un po' di tempo, entro, firmato il questore o il prefetto. Questore, prefetto, il pref o il quest. Mi sa il questore. 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 Caro Abdul, abbiamo cambiato nome, Karim, devi abbandonare il territorio nazionale, entro. E questo, firmato il questore. E questo gli viene consegnato, così, all'immigrato clandestino. Lui se lo prende, se lo guarda, fronte retro, si allontana perché esce dalla questura, questo gli viene dato, e lui teoricamente dovrebbe abbandonare il territorio nazionale. Probabilmente lo abbandonerà, ma non per tornare a casa sua, che è la Tunisia in questo caso, ma per andare in Francia, Germania, Norvegia, Svezia, Belgio. Queste sono più o meno le direzioni che prendono questi immigrati all'80%. Questo ce l'hanno detto chi gestisce, me l'ha detto chi gestisce la cooperativa di Villa Sicania, che peraltro mi sembra sia anche il proprietario del resort, quindi affitto il resort e gestione degli immigrati. Pensa quanti soldi, quanti soldi. Comunque, e torniamo alle ONG. Se questi immigrati vogliono andare in Norvegia, come ci hanno detto gli operatori, e casualmente tu arrivi a Porto Empedocle e vedi
la Ocean Viking, sopra lì sventola una bandiera. Sapete che bandiera è? Norvegese. Ma scusate, ma se gli immigrati vogliono andare in Norvegia, quella è la loro volontà, ok? E li salva una nave norvegese. Perché non se li portano direttamente in Norvegia, no? Almeno abbiamo ottenuto due risultati. I norvegesi hanno salvato delle persone, giusto? Che volevano andare in Norvegia e quindi la Ocean Viking se li porta in Norvegia. Risolto, siamo tutti contenti? No, perché noi chiaramente non siamo felici di una cosa di questo genere, perché io ritengo, la Lega ritiene che non esista la logica del mal comune mezzo gaudio. Io non sono contento se gli immigrati clandestini arrivano in Italia, in Spagna, in Francia, ovunque siano in Europa, quello è territorio mio e quindi mi sta un po' sulle balle sta roba qua. Però, piuttosto che avere l'Ocean Viking che ogni settimana ce li sbatte sul nostro territorio, a quel punto si arrangino un po'. Perché? Perché poi, se torniamo al governo, ci tocca ricominciare questa logica della chiusura dei porti, perché noi ve lo diciamo, state tranquilli, cari italiani, cari amici che mi state seguendo e care persone che state condividendo questo video nelle pagine degli amici del partito che avete, del Partito Democratico, dei 5 Stelle, state tranquilli che noi quando torniamo al governo, Matteo Salvini rifà le stesse cose, lui sarà Presidente del Consiglio, avremo un altro ministro dell'Interno in quota Lega che farà le stesse cose che ha fatto Salvini da ministro dell'Interno, perché questo è quello che noi abbiamo detto. Abbiamo fatto, ripetiamo e ripeteremo, perché questa è la cosa giusta da fare, difendere i confini nazionali. Quindi, politicamente, parte della magistratura sta attaccando Matteo Salvini, politicamente, parte del Parlamento che dimostra ancora una volta di essere lontanissimo dalla logica che gli italiani, dagli obiettivi che gli italiani vorrebbero dalla politica, sta attaccando Matteo Salvini. Questo è nulla di più, nulla di meno. Ora, che fare? Innanzitutto, cosa semplice, semplicissima, condividere l'hashtag Io sto con Salvini. Dobbiamo inondare il web di questo hashtag per far capire quanti siamo vicini, in quanti siamo vicini al nostro Matteo. Perché Matteo, logicamente, è comunque una persona, è un uomo. E malgrado il fatto che sia, come ha dimostrato, un uomo piuttosto forte e coraggioso rispetto a questi argomenti, beh, diciamo che il fatto di sapere che c'è tanta gente con lui sicuramente è una cosa molto 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 positiva di cui io non posso far altro che ringraziarvi, perché continuare a stare al fianco di Salvini vuol dire continuare a dare manforte a un uomo che ha coraggio, che comunque farà le cose che ritiene giusto fare per il bene degli italiani, ma che insomma se si sente sostenuto è logico che lo fa anche con maggiore impeto e forza. Detto questo, dunque, ancora una volta vi ho dimostrato il perché tutto quello che c'è dietro a questa operazione mediatica, giudiziaria, questo tentativo di attaccare ancora una volta il nostro Matteo Salvini è semplicemente un'operazione politica che di giuridico praticamente non ha nulla, perché lui è stato ministro dell'Interno e ha difeso i confini nazionali, peraltro di fronte a una signorina che vi ricorderete ha anche speronato la nave, la motovedetta della nostra Guardia Costiera con 5 persone a bordo, con 5 militari, rischiando di mettere a repentaglio la loro vita. Quindi a lei, ma c'è proprio tutto qua, c'è proprio tutto. Eppure il Parlamento, il Senato in questo caso, sta andando addosso a Matteo Salvini. Andare addosso su questo tema a Matteo Salvini è come andare addosso agli italiani e soprattutto è un'arma di distrazione di massa, perché mentre oggi gli italiani sono veramente le aziende, le società, le famiglie, chi non ha ancora ricevuto la cassa integrazione sono alla canna del gas, oggi si parla solo di Salvini che purtroppo è vittima di parte della magistratura palamara, quelli che tra loro si dicevano Salvini ha ragione, ma altrettanto si rispondevano, però gli dobbiamo, vero, però gli dobbiamo andare addosso comunque. Questa è la realtà italiana, questa è la realtà italiana. E oggi Renzi dice: è scandaloso come si sono comportati con voi. Questo dice Renzi. Poi, dopo un minuto,
però ribadisce come, secondo lui, Salvini, sia giusto mandarlo a processo. Ma scusa, se hai detto che è scandaloso come si comportano i magistrati contro Salvini e la Lega, lo mandi a processo proprio contro, no, proprio giudicato da quei magistrati? Capite che c'è qualcosa che non va. C'è una finalità politica e mediatica nell'attaccare il nostro Matteo Salvini. Questo oramai lo sanno anche i sassi, io sono certo che voi mi darete una mano, ci darete una mano con l'hashtag Io sto con Salvini, che ho in questo momento è top trend su tutti i social, deve continuare ad esserlo perché logicamente stare al fianco di Matteo Salvini oggi soprattutto vuol dire stare al fianco degli italiani. Ciao ragazzi!